Amici, che piacere riavervi qui oggi in mia compagnia. Bentornati sul canale in questo nuovo video. Vi accolgo in questa veste inedita perché, come avrete letto dal titolo, oggi finalmente mi taglio i capelli con voi e vi faccio vedere quello che faccio ormai da 6 anni. Infatti, da quando vi ho detto su Instagram che non vado più dal parrucchiere e che mi taglio i capelli da sola da ormai 6 anni, siete andate in crisi. Mi avete bombardato di richieste per farvi vedere io come faccio a gestire il tutto a casa e quindi eccomi qui oggi, anche perché non taglio i capelli ormai da 2 anni e direi che è arrivato il momento, perché i capelli sono ormai lunghissimi, mi arrivano davvero oltre il sedere, ma soprattutto non hanno più una forma, sono veramente molto piatti, mi arrivano fino al sedere, fino oltre il sedere, non so se si riesce a vedere. E io, avendo un capello sottile, avendoli così lunghi, sottili, fini, l'effetto Madonna addolorata è veramente dietro l'angolo. Quindi quello che andremo a fare oggi è il mio classico taglio, che realizzo da sola a casa con un paio di forbici in 5 minuti, letteralmente in 5 minuti. Andremo leggermente ad accorciare le punte che sono un po' rovinate e a dare un pochino di scalatura a tutta quanta la chioma, così da riportare un pochino più di volume, di movimento, di dinamicità ai capelli, cosa che aiuta molto perché i capelli veramente sottili come i miei. Intanto vi dico che questa non è tutta farina del mio sacco, perché questo è un tutorial che gira da 10-15 anni, insomma, da quando c'è YouTube. Io purtroppo non riesco ad attribuire i crediti a nessuno, perché è roba che faccio ormai da 6 anni, chi si ricorda, io il primo video che ho visto da cui ho tratto ispirazione. Come questo tutorial che faccio io ce ne sono a centinaia o a migliaia qui su YouTube, per cui insomma prendetemi con le pinze, sentitevi liberi di andare ad approfondire anche attraverso altri video, insomma, se avete bisogno di chiarimenti o approfondimenti. Allora, questo è un metodo che si riesce a tagliare i capelli da sole in 5 minuti, ma soprattutto a scalarli, ed è un metodo che consente di non ridurre, di non accorciare le lunghezze se non lo si desidera, ma soltanto di scalare appunto la parte più superiore della chioma e lasciare invariata quella più lunga sottostante. Oggi andremo un pochino ad accorciare, anche se veramente di poco, però voglio riportare un po' di scalatura, insomma, nella parte qui davanti, nella parte superiore, così anche facendo lo styling, asciugandoli, insomma, qua restino un pochino più voluminosi, cosa che adesso sono veramente pesanti perché sono tutti uniformi e lunghi allo stesso modo. Disclaimer, grosso come una casa, io sono una truccatrice, non sono una parrucchiera, non sono una hairstylist e non ho la pretesa di dirvi che è così che si fa, perché non è così che si fa. Tagliandosi i capelli da soli a casa, il rischio è dietro l'angolo, cioè il pasticcio è dietro l'angolo e io stessa non sono stata esente da porcate. Perciò non è un invito a fare quello che faccio io. Io mi auguro che voi abbiate un parrucchiere di fiducia che si occupi egregiamente della vostra chioma. Io purtroppo per il taglio non ho trovato ancora nessuno che sia stato capace di accontentarmi, ecco, ma io sono anche molto difficile, perciò ho provato a fare tutto da sola. Negli anni mi sono trovata molto bene, non ho più sentito l'esigenza di rivolgermi a nessuno, mi piace come me li taglio da sola e quindi per il momento, fino a che mi troverò bene, fino a che non cambierò idea, farò così. Perciò mi raccomando, attenzione, se vorrete riprodurlo a casa, io mi esonero da qualsiasi tipo di responsabilità, perché sono qui a farvi vedere questa specie di tutorial, ma più che altro per farvi vedere io cosa faccio su vostra insistente richiesta, su vostra curiosità, perché è da tantissimo tempo che ogni tanto mi arrivano i direct e dei link: ma ti devi ritagliare i capelli, ricordati che devi farci vedere come fai. Quindi niente, semplicemente vi faccio vedere cosa faccio, come mi trovo bene e che cosa funziona per me. Allora, intanto vi dico cosa mi servirà: una spazzola, un elastico e naturalmente delle forbici. Queste non hanno niente di speciale, forbici per tagliare i capelli. La prima cosa che vado a fare è buttare i capelli a testa in giù. Chissà se mi vedrete. Comunque butto i capelli a testa in giù una volta che li ho pettinati per bene, così. Chissà se riuscirete a vedere qualcosa. Oh raga, abbiate pietà, io faccio altro nella vita, Eccoci, una volta pettinati tutti quanti, faccio una coda davanti, faccio una coda anteriore, quindi con l'elastico fermo i capelli a questo punto, così. Tutto comincia da qui, ricordatemi così.
Ed è praticamente a questo punto che io decido quanto voglio accorciare i capelli. Nel mio caso li voglio accorciare di qualche centimetro e andrò a tagliare la parte finale della mia coda esattamente di quanto voglio accorciare la chioma. Io direi di fare un tanto così. Pronti? Via! A questo punto rendo il taglio meno netto, andando a fare qualche tagliettino così in verticale. Il cigolio delle forbici rende il tutto molto più tranquillizzante e professionale. Io tra l'altro sto filmando questo tutorial in orizzontale per YouTube, ma pure in verticale per le Instagram e TikTok, quindi mi sto dividendo tra qui e il cellulare, sto letteralmente impazzendo. A questo punto sciolgo i capelli, li riporto indietro e per dire se volevate semplicemente spuntarli vi potete anche fermare qui. Vi potete anche fermare qui perché quei pochi centimetri che abbiamo tagliato via hanno già dato una leggera scalatura. Vedete che qua davanti sono più corti e man mano proseguono più lunghi. Vedete che ho accorciato veramente di poco le lunghezze, ho più che altro alleggerito la parte superiore accorciandola leggermente, perciò se siete soddisfatte e volevate semplicemente tagliare via un paio di centimetri vi potete anche fermare qua. Vi faccio vedere anche dietro, vedete, non so se si riesce a capire che sono leggerissimamente scalati, vedete? Nessun danno fino a qui comunque. Se invece volete proseguire a scalare i capelli ma ormai mantenendo la lunghezza perché non andremo ad accorciarla più, si fa una seconda coda. Stavolta non porteremo tutti i capelli avanti ma faremo una mezza coda tipo così e porteremo avanti solo lei. Fisso anche questa coda con l'elastico, tenere ben fermi i capelli in questa posizione, così vedete questi non li tocchiamo più, resteranno lunghi in questo modo, mentre qui su questa coda taglierò qualche altro centimetro per enfatizzare la scalatura. Vi prego mettete un like a questo video anche solo per l'impegno, perché sto facendo mezzo taglio sul cellulare e mezzo taglio qui con voi in orizzontale invece. E anche qui per rendere il taglio un po' meno netto faccio dei piccoli taglietti così in verticale. A questo punto sciogliendoli la scalatura è molto più pronunciata, vedete? Quindi volendo già così ci si può fermare, si è ottenuto una scalatura un po' do it yourself fatta in casa in cui la parte superiore è un pochino più corta e poi in progressione a gradiente diventa sempre più lunga. Io mi sento già pelata per i miei standard, sento meno massa, sento meno roba. Non rifatelo a casa amici. Da dietro le lunghezze dovreste vederle un po' scalate, cioè, si vede che sono scalati. Ma non paghi, potete fare una terza coda ancora più su rispetto a quella fatta precedentemente, quindi praticamente raccogliendo solo la zona più superiore che è quella della corona e fare la stessa cosa, tagliare qualche altro centimetro. Perciò faccio anche una terza coda soltanto tenendo il ciuffo di capelli della parte più alta fermo con l'elastico e vado a tagliare gli ultimi centimetri. Il suono horror delle forbici, forbici spuntate, di chi non è assolutamente un parrucchiere, di chi questa cosa non dovrebbe farla. Oh mio Dio, speriamo di non pentirci. E 1, 2, 3, perdo peli. Poi chi la dà l'aspirapolvere qua dentro? Ok, a questo punto sono molto scalati. Vedete, le lunghezze ci sono, io ho deciso di accorciare giusto un po'. Vedete qua, questa è la parte più corta che va ad alleggerire comunque di molto la parte superiore, così anche durante lo styling, ma guardate già adesso facendo così, i capelli qua essendo più corti e più leggeri, quindi si mantengono più in movimento, più gonfi, più voluminosi. Questo è quello che faccio. Fine. C'è stato un periodo in cui li volevo ancora più corti, corti, corti in cima, quindi facevo una quarta coda più piccolina, proprio qui facendomi il ciuffetto dei barboncini e tagliavo anche quella, però non mi spingerei oltre per questa volta, sono soddisfatta così. Provo a farvi vedere un po' dietro. Sì.
Io così sono... sono soddisfatta. Ecco, così pettinati penso che si veda meglio la scalatura. Vedete, sono sempre lunghi, ma hanno più movimento, hanno, incorniciano un pochino meglio il viso, secondo me riesco a gestirmeli meglio con lo styling. Adesso l'effetto, nonostante io abbia i capelli molto fini, sottili, piatti, quindi l'effetto Madonna addolorata è sempre dietro l'angolo, però adesso vedete hanno un pochino più di senso. E abbiamo tagliato tantissimo, ora vi faccio vedere una clip dei capelli che ho lasciato a terra. Non abbiamo tagliato pochissimo, non abbiamo tagliato per niente poco, però la lunghezza c'è tutta. Non sembra che abbia accorciato i capelli. Il risultato sul retro, magari vi lascerò una clip dove si vede meglio, il risultato sulla schiena è praticamente a V, in questa direzione qui, quindi lasciandoli belli sciolti dietro, la scalatura ha questa forma qui. Capito perché io non vado più dal parrucchiere da così tanto tempo? Perché questa è la scalatura così come piace a me, riesco a farmela da sola a casa in 5 minuti, non è la scalatura più perfetta del mondo, ovviamente in alcuni layer diciamo si vede tanto che c'è lo stacco, io non sono una professionista, ecco, però mi soddisfa molto di più una cosa fatta così, con meno tecnica, con meno raffinatezza, un pochino più alla grezzona fatta a casa, ma almeno non piango. Perché ho sempre pianto quando uscivo dal parrucchiere che mi avevano tagliato i capelli. Invece così sono soddisfatta, insomma, non è la perfezione nella maniera più assoluta, ma a me piacciono così. Anzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate e se trovate anche voi che sia un risultato decente. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa tecnica. Vorrei tanto adesso farvi vedere uno styling pazzesco con qualche tool, con qualche ferro. Sicuramente il risultato sarebbe molto più evidente, molto più bello, specialmente il discorso volume, no? Il discorso movimento nella parte superiore, se a questo punto andassi a fare una piega un pochino più voluminosa o cotonando leggermente, oppure andando a creare delle onde con un ferro, il risultato sicuramente sarebbe molto più bello ed enfatizzato, ma non ho tempo, devo andare a prendere i bambini a scuola, io vivo così. 5 minuti, tagliamoci i capelli, prendiamo la videocamera, corriamo a prendere i bambini a scuola, tutto un affare del genere. Fatemi sapere se questa cosa vi ha convinto, se conoscevate questa tecnica, e fatemi sapere soprattutto come sto. Siate clementi, per favore, vi prego davvero di essere clementi con i vostri commenti, perché io ho un po' un trauma dal parrucchiere, non ci vado volentieri. Questo è un risultato che potrà anche essere mediocre, ma che mi soddisfa, che mi piace sia fatto così, ecco. Non voglio assolutamente mancare di rispetto ai parrucchieri, agli hairstylist, anzi io ci lavoro insieme ogni santo giorno, io ho dei collaboratori nel mio team che si occupano dell'hairstyling, quindi figuriamoci come io non posso avere assoluta stima e apprezzamento nei confronti di questa categoria, ma quando si tratta dei miei capelli io ancora, quantomeno per il taglio, non ho trovato un professionista, un parrucchiere di mia fiducia che capisca quello che intendo, quello che desidero. E quindi se siete dei parrucchieri non ve ne abbiate assolutamente a male, questa è una cosa che faccio io a casa mia, nel mio intimo, nel mio privato, non l'ho mai fatta vedere, però capisco che è una cosa che nella mia community susciti tanta curiosità, non vi invito a rifarla a casa necessariamente, ovviamente, quindi insomma anche nell'esprimere le vostre opinioni vi prego abbiate pietà di me. Se ancora non siete iscritti al canale, ma i miei contenuti vi piacciono, vi piace guardare i miei video e stare in mia compagnia, vi invito adesso a farlo, l'iscrizione è completamente gratuita, non vi costa niente, ma a me cambia tanto. È proprio una dimostrazione di supporto nei confronti di quello che faccio, dell'impegno e del tempo che ci metto. Fateci sapere nei commenti le vostre esperienze horror con i parrucchieri, non fatemi sentire sola che mi sento io stralunata e fuori dal mondo per davvero non riuscire a mettere la mia testa nelle loro mani, abbandonarmi e fidarmi completamente della loro professionalità e della loro creatività. Io so perfettamente che sbaglio, che sono in errore, ma non sono ancora riuscita a superare questo trauma, questo step. Fatemi sapere quindi se anche voi avete esperienze horror da condividere, io vi leggo sempre, siamo una community molto bella, attiva, che si consiglia a vicenda, vedo che vi consigliate tra di voi, questa è una cosa bellissima e vi ringrazio tanto per questo. Se non mi seguite su Instagram e TikTok vi invito adesso a farlo, perché lì ci sono un sacco di contenuti beauty ogni santo giorno, tutorial, segreti del mestiere, dietro le quinte, cosa fanno i truccatori, cosa non fanno,
fanno alternative economiche dei prodotti virali più costosi e famosi, un sacco di recensioni dei prodotti, delle ultime novità. Insomma, se vi fa piacere io vi aspetto anche lì, dove tra l'altro caricherò un video in formato verticale molto più breve e conciso che riepilogherà i passaggi di questa mia tecnica, di questo tutorial su come mi taglio i capelli, che se vi fa piacere, se vi è stato utile, potrete salvare e tenere sempre a portata se volete, a vostro rischio e pericolo, mi esonero da qualsiasi responsabilità, replicare questa tecnica a casa. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, grazie per la vostra attenzione e per la vostra compagnia. Vi aspetto nei prossimi giorni con un altro video qui sul canale.